Oggi che non è un giorno come un altro, perché alcuni anni fa, il 19 di marzo, cominciavano i primi bombardamenti aerei a Baghdad, e per cui abbiamo collegato questa manifestazione ad un'altra che si sta svolgendo in queste ore negli Stati Uniti e in altri paesi. C'è stato un momento in cui le manifestazioni, il movimento pacifista era molto forte, ha fatto sentire in maniera pressante la sua voce, ma quando la stagione del movimento pacifista non andava più di moda nei palazzi, nella sinistra per bene, allora il movimento pacifista non ha più avuto una sponda. Però la guerra ha continuato, la guerra continua, la guerra fa i suoi morti, fa i suoi massacri. Qui abbiamo anche l'esperienza del che ormai è presente qui in Italia da molto tempo, a Roma da molto tempo, che sono i curdi, che stanno combattendo per avere una loro patria, perché questo è il periodo in cui le patrie vengono calpestate, viene calpestata la Palestina, viene calpestato il Kurdistan, e qui in Europa finisce sotto silenzio anche la questione del popolo basco. Rappresento i cittadini americani per la pace e la giustizia, una delle associazioni che aderisce a questa, che ha organizzato questa manifestazione di oggi. Domani, sabato 20 marzo, in 6 città americane, Washington, New York, Los Angeles, San Francisco, Seattle e Chicago, migliaia di americani addormentati con la promessa di cambiamento che ha fatto Obama quando è stato eletto, finalmente si risvegliano e si rendono conto che la politica estera degli Stati Uniti continua come prima. Una politica estera fatta non di trattative per accaparare le risorse mondiali, ma di invasione per accaparsi le risorse mondiali. In Iraq, dico Iraq perché seppure i soldati sono ritirati dalle città nel piano di Obama per l'Iraq, i soldati non vengono ritirati dalle campagne, cioè sono stati ritirati dalle città ma rimangono nelle guarigioni in campagna. Vogliamo che siano ritirati completamente. E invasioni dell'Afghanistan, e c'è un campanello di allarme per future invasioni, l'invasione dell'Iran con il pretesto che un giorno potrebbe avere la bomba atomica, invasione degli Yemen col pretesto che un giorno potrebbe essere un nido di Al-Qaeda, la stessa invasione di Afghanistan per cacciare Al-Qaeda non è più valida perché Al-Qaeda in Afghanistan non c'è più. Se ci sono soldati in Afghanistan non è per snidare Al-Qaeda perché non c'è più, è per impadronirsi del paese, per avere le vie, gli accessi agli oleodotti dall'Asia centrale per portare l'olio fino al Mar Indiano. Quindi è una guerra di conquista del paese. L'Italia spende ogni mese 51 milioni di euro per finanziare la sola missione militare in Afghanistan. È un numero impressionante, pensando a quanti problemi ha il nostro paese. La recente visita di Berlusconi a Tel Aviv dello scorso febbraio non ha fatto
che ribadire e rafforzare la complicità italiana con il terrorismo di Stato israeliano. Berlusconi ha detto che era giusto bombardare Gaza con la cosiddetta operazione Piombo Fuso, un'operazione che, come sappiamo, ha provocato più di 1.400 morti palestinesi, ha provocato più di 5.000 feriti palestinesi, ha provocato invalidi, centinaia di invalidi all'interno della popolazione palestinese della striscia di Gaza. Berlusconi di fatto non ha fatto che giustificare l'uso di armi non permesse dalla legislazione internazionale, come il fosforo bianco, i cui resti oggi continuano a provocare malformazioni nei nuovi nati palestinesi della striscia di Gaza. Ma la complicità italiana non si ferma qui. Appunto, è stata ribadita anche nelle minacce all'Iran di sanzioni che la comunità internazionale continua a ribadire, appunto, nei confronti di un paese che tra l'altro ha firmato il trattato di non proliferazione nucleare, un paese che comunque aspira a diventare potenza regionale di fronte a quella che è una minaccia. Quale minaccia? Quella delle bombe nucleari, delle testate nucleari che Israele continua a mantenere all'interno delle proprie centrali. Allora, il Forum Palestina un mese fa ha pubblicato un appello, appunto in occasione della visita, dopo la visita di Berlusconi a Tel Aviv, l'appello dal titolo Non in nostro nome, un appello che ha raccolto più di 3.000 adesioni, un appello che continua a raccogliere adesioni e che chiede in due punti la revoca degli accordi militari, commerciali, scientifici, culturali tra le istituzioni italiane e quelle israeliane, la revoca della partecipazione italiana ed europea al vergognoso embargo contro la popolazione palestinese di Gaza da 4 anni sotto assedio. Questi due punti entrano di diritto all'interno della piattaforma della manifestazione di oggi, che chiede il ritiro immediato di tutte le truppe occupanti dall'Afghanistan e dall'Iraq, inclusi i mercenari, i cosiddetti contractors, la fine della pulizia etnica israeliana a Gerusalemme Est e nelle altre città della Cisgiordania, dell'assedio di Gaza, della repressione in Kurdistan, lo stop ai preparativi di guerra contro l'Iran. Perché quello che noi vogliamo dire oggi a questo governo che sta all'interno di questi palazzi è che quando parla e che quando agisce non lo fa in nostro nome, ma lo fa solo in nome dei suoi calcoli guerrafondai e del suo vergognoso servilismo agli Stati Uniti e alle altre potenze imperialiste. Grazie.